Buon lunedì 10 giugno. Completiamo la lettura del paragrafo sul lavoro che abbiamo analizzato lunedì scorso leggendo la Laudato Si, per poi aprirci al capitolo sulla ricerca biologica, mi pare, com'è il titolo del capitolo successivo, Giovanni. L'innovazione biologica a partire dalla ricerca. Allora, buona giornata a tutte e a tutti. Ciao Giovanni, incominciamo. Ok. Perché continui ad essere possibile offrire occupazione, è indispensabile promuovere un'economia che favorisca la diversificazione produttiva e la creatività imprenditoriale. Per esempio, vi è una grande varietà di sistemi alimentari, agricoli e di piccola scala che continuano a nutrire la maggior parte della popolazione mondiale, utilizzando una proporzione ridotta del territorio e dell'acqua e producendo meno rifiuti, sia in piccoli appezzamenti agricoli e orti, sia nella caccia e nella raccolta di prodotti boschivi, sia nella pesca artigianale. Le economie di scala, specialmente nel settore agricolo, finiscono per costringere i piccoli agricoltori a vendere le loro terre o abbandonare le loro coltivazioni tradizionali. I tentativi di alcuni di essi di sviluppare altre forme di produzione più diversificate risultano inutili a causa della difficoltà di accedere ai mercati, regionali o globali, o perché l'infrastruttura di vendita e di trasporto è al di là del servizio delle grandi imprese. No, no, ah, scusate, è al servizio delle grandi imprese. Le autorità hanno il diritto e la responsabilità di adottare misure di chiaro e fermo appoggio ai piccoli produttori e alla diversificazione della produzione. Perché vi sia una libertà economica della quale tutti effettivamente beneficiamo, a volte può essere necessario proporre limiti a coloro che detengono più grandi risorse e potere finanziario. La semplice proclamazione della libertà economica, quando però le condizioni reali impediscono che molti possano accedervi realmente e quindi si riduce l'accesso al lavoro, diventa un discorso contraddittorio che disonora la politica. Tuttavia, l'attività imprenditoriale, che è una nobile vocazione orientata a produrre ricchezza e a migliorare il mondo per tutti, può essere un modo molto fecondo per promuovere la regione in cui colloca le sue attività, soprattutto se comprende che la creazione di posti di lavoro è parte imprescindibile del suo servizio al bene comune. Qui c'è un discorso molto complesso che fa Papa Francesco e che ci riporta a una economia e a una espressività creativa del lavoro a chilometro zero. Poi naturalmente bisogna fare i conti con il mercato, il quale si è totalmente caratterizzato per un aspetto che è inquietante. Noi per transitare da un posto all'altro abbiamo bisogno di autorizzazioni, di carte d'identità, di passaporti. Complicatissimo, è una caratteristica tra l'altro del tempo corrente, perché c'è stato un tempo nel quale la gente andava un po' in giro senza particolari autorizzazioni, certo, correvano anche dei rischi. Oggi invece chi è libero di transitare è semplicemente il prodotto che troviamo nei mercati, cioè le merci. Le merci sono diventate più importanti delle persone, le persone sono respinte. Le merci transitano e abbiamo anche fatto in modo che la piccola produttività creativa a livello locale sia totalmente introiettata nelle dinamiche dei mercati globali. Questo mortifica il lavoro, perché vedete, le regole di rispetto della dignità del lavoro vengono radicalmente disattese dalla logica della globalizzazione. Certo, abitiamo un unico pianeta, non c'è nessun dubbio. Siamo un'unica terra, un'unica umanità. Noi, Homo sapiens, siamo un'unica specie e nella diversificazione però siamo tentati a porre delle barriere e delle distinzioni che impediscono alle persone di appartenere.
a una condivisione di destini. Cosa significa condivisione di destini? Significa porsi in una prospettiva evolutiva che ha a cuore naturalmente la capacità, l'imprenditorialità dell'essere umano, ma il tutto finalizzato al bene comune. Passaggio difficilissimo. Siamo nell'epoca della crescita esponenziale del profitto nelle mani di pochissimi, della mortificazione della capacità creativa a livello locale e soprattutto nella ingiusta distinzione tra merci e esseri umani. Gli esseri umani sono respinti, le merci transitano indisturbate, generando profitto che finisce poi nelle mani di pochissimi. Siamo dentro una grande contraddizione che richiede una nuova politica, che è molto lontana dall'essere nella sua concretezza. C'è una politica totalmente asservita all'economia e che si permette anche di legiferare per legittimare questa dimensione del profitto ingiusto e ovviamente accompagna con sé anche una predazione nei confronti del pianeta. Cosa ne pensi tu, Giovanni, di questa dimensione? Che non è meramente localistica, ma porta un pensiero globale che ci porta ad agire localmente con una prospettiva e una mentalità radicalmente diverse. Cioè, c'è spazio, secondo te, in questo momento per questa creatività locale? Sì e no. Ah. Sì. Nel momento, allora. Te dici, è possibile, ma non è semplice. Desidererei che fosse assolutamente possibile senza che nessuno abbia nulla da ridire fin tanto che è una cosa orientata al bene comune, cioè io vorrei che lo fosse, mettiamola così. Oggi lo è nel momento in cui è asservita alla globalizzazione. Nel momento in cui la tua creatività, il tuo modo di fare lo usi poi per servire il mercato globale e tutti questi meccanismi qui, ti viene permesso di portarlo avanti. Se Cioè provi a usare. la condizione è che devi essere schiavo del mercato globale. Nel momento in cui provi a usarlo come alternativa e hai un minimo di successo in più, lo stroncano, secondo me. Ah, tu temi che ci sia poi un meccanismo molto sofisticato attraverso il quale stroncano questa idea formidabile che anche l'OMS espresse relativamente alla questione della salute, no? Sì. Pensando globalmente e agire localmente. Oggi invece siamo confitati in un localismo autoreferenziale e sottoposti costantemente alla subordinazione all'idea della globalizzazione come luogo nel quale vi è libero transito delle merci e legittimazione contemporaneamente dell'arricchimento nelle mani di pochissimi che in tempi molto rapidi riescono a incamerare capitali enormi che creano condizioni di ingiustizia, che creano condizioni anche di illusione e di mortificazione del percorso di liberazione al quale l'essere umano è chiamato su questa terra. Perché se uno non ce la fa a diventare ricco come gli idoli che abbiamo costituiti, si sente sempre un frustrato. Questo è terribile. Sì. Se devo essere onesto, recentemente ho conosciuto, non mi sapevo di poco, cioè non molto approfonditamente, ho conosciuto un ragazzo che aveva 17 anni, 18, quell'età mi è sembrato che avesse,
che sembrava, non so se stesse scherzando, perché eravamo in un contesto, eravamo a chiacchierare con quattro amici, e pareva molto convinto di poter diventare un milionario da grande, se Ah avesse beh, lavorato. sì, ma ci sono già esempi di adolescenti che diventano YouTuber, Non cioè sembra. fanno video, esteticamente molto spesso anche discutibili, ma che sperano che abbiano una visibilità tale che diventeranno con poca fatica miliardari. E temo che anche i genitori sotto sotto, condividendo questa prospettiva di arricchimento in tempi rapidi, siano tendenzialmente orientati a facilitare quei percorsi esperienziali finalizzati alla ricchezza. Penso al mondo dello sport, no? Si fa lo sport per il piacere di farlo, ma si spera di diventare il grande campione miliardario. Cioè la ricchezza è la cifra attraverso la quale poi si misura la soddisfazione della vita. È interessante notare che al crescere di questa cultura cresce il disagio mentale. Quindi qualche domanda dovremmo incominciare a farcela per reinterpretare radicalmente anche la sofferenza mentale. La crescita nei paesi ricchi delle condizioni di depressione, di condizioni paranoiche, degli attacchi di panico la dice lunga su come noi stiamo vivendo l'esistenza. Sì, molto orientata all'arricchimento, ma con scarsissima attenzione relativamente alla qualità della vita che può essere vissuta nella dimensione della condivisione comunità. E questo passaggio sul lavoro dovrebbe in qualche maniera aiutarci a riflettere, meditare, cambiare mentalità, a convertirci concretamente. A che punto siamo con la lettura del paragrafo? Abbiamo finito il È paragrafo. finito, direi che ci fermiamo qua, meditando, riflettendo. Magari se avete tempo, andatelo a rileggere. È un invito che farei soprattutto a quanti fanno politica. Allora, prima di fare politica, fatevi turbare da queste poche righe, tutto sommato, quindi non è che vi si chieda chissà quanto tempo, per farvi concreti testimoni di una armonizzazione della vita nella comunità, proponendo un modello di crescita e maturazione nelle comunità locali che si libera di definitivamente dalla logica del mercato globale e della ideologia, perché di ideologia si tratta, che caratterizza un senso dell'esistenza ritenuta soddisfacente solo se riesci a diventare straricco. A questo proposito, l'ho già ricordato in altre occasioni, trovo inquietante anche questa espressività contenuta in una canzone, uno su mille ce la fa, ma sarebbe bello che tutti i mille ce la facessero. Ovviamente questo implica che non esisterà quell'uno su mille che diventerà miliardario. Se tutti ce la fanno, questo sarà in una dimensione di condivisione della scarsità delle risorse. Ma infatti, la Laudato Si' rappresenta una rivisitazione dell'esistenza all'insegna di una visione ecologica radicale, integrale e profonda. Dobbiamo farci orientare dall'ecologia e l'economia stessa deve essere subordinata all'ecologia, che non è solo, è anche rispetto per l'ambiente, ma non può fermarsi lì. Deve entrare nelle tematiche, appunto, del lavoro che abbiamo incontrato in questo paragrafo della Laudato Si, e che poi si apre alla ricerca biologica, ma lo faremo lunedì prossimo perché è il paragrafo successivo. Buona giornata a tutte e a tutti. Buona giornata.